Bentrovati da Gianmaria Lucca e da Marco Aprile dalla redazione di calciomercato.com. Dopo il brillante torneo sudamericano Under 20, Tabaré Viudez ha fatto ritorno alla casa madre. In esclusiva per calciomercato.com traccia un bilancio della manifestazione sudamericana in cui l'Uruguay si è classificato al secondo posto. Bueno, nosotros teníamos... L'Uruguay aveva una buona squadra, una buona base fatta di giocatori che si conoscevano tutti. Quasi tutti i compagni e bueno... Non siamo riusciti a vincere il torneo, la meta massima, ma ci siamo qualificati per il Mondiale d'Egitto, che era un obiettivo altrettanto importante. E parliamo un poco di altro. Parliamo di altri giocatori. In squadra con te, tuo compagno, sei in Uruguay, in Italia già si parla un po' di loro come giocatori bravi, si parla tanto di Lodeiro. Abbiamo parlato noi anche di Coates, che è un difensore, insomma sono parecchi: Aguirre Garray, Orreta Vizcaya, che già gioca nel Benfica, quindi è già venuto in Europa. Pensi che possano essere pronti? E bueno, io credo che sì, che stanno preparati. Lodeiro è un molto buon sì, io penso di sì, che siano pronti. Lodeiro è un ottimo giocatore, ha impressionato anche noi, i suoi compagni di squadra. Ha fatto un ottimo campionato anche Coates, un difensore molto alto, grande, che sa fare il suo mestiere. Un buon difensa alto, grande, che tiene lo suo. Poi c'è Orreta Vizcaya, che giocherà con il Benfica, e anche lui è un buon giocatore, faceva la differenza quando giocava in Uruguay nel River. La verità è un buon giocatore, hizo la differenza in Uruguay, nel paese di noi, quando giocava in River. Ora, bueno, se le dio, come ti dije antes, irà al Benfica. Después, Abel Hernández. E infine c'è Abel Hernández, che ha avuto la possibilità di fare un ottimo torneo sudamericano. Il torneo per lui si è rivelato la giusta vetrina per la successione al Palermo. Para lo que fue la venta al Palermo ahora. La nuova scommessa di Zamparini, Abel Hernández, è un grande amico di Viudez, che su di lui sembra disposto a scommettere. Sì, sì, él già tuvo la possibilità di essere venduto a... Abel aveva già avuto la possibilità di essere venduto a una squadra europea, di cui non ricordo il nome, ma ha avuto un problema al cuore che grazie a Dio ha risolto e ora sta bene. Grazie a Dio se... lo può risolvere, già sta tutto bene. Il suo sogno di giocatore era sempre stato venire qui in Europa. Per lui, no, a parte il sogno di lui era arrivare qua, il tuo cuore arrivare qua a Europa. E, bueno, lui è un tipo molto simpatico e nello spogliatoio abbiamo scherzato molto su questa possibilità. Sono contento per lui che si sia avverata. E bueno, sì, sì, a tutte queste cose, sì. Per suerte se le dio e sono molto contento per questo. Io mi occupo molto di calciatori brasiliani, di Douglas Costa, Walter, Omailson. Chi ti è piaciuto? Mi è gustato molto il 8. Mi è piaciuto molto il numero 8 del Brasile, di cui non so il nome. È un ottimo giocatore e ha un sinistro veramente impressionante. La verità tiene una izquierda, una zurda che è impressionante. Per Viudez, che a settembre compierà 20 anni, allenarsi con i campioni che usava quando giocava alla PlayStation Uruguay rimane ancora un sogno, di cui approfittare a piene mani. Per me, come... Per me venire qui ad essere al Milan è già un sogno, ma giocare a fianco di così tanti campioni e di pallone d'oro come Ronaldinho, Kakà e Seedorf è fantastico. Ora è arrivato anche Beckham e ripeto, per me è un sogno. Tutti i giorni provo durante l'allenamento a prendere qualcosa da tutti loro. Tratto di apprendere un pochito di cada uno. Pensi che a finale della temporada... Pensi che alla fine della stagione potresti andare via in prestito? Sì, sarebbe molto bello trovare un'altra squadra per poter giocare con continuità. Ma nello stesso tempo è molto bello anche stare qui e imparare sempre di più dagli altri giocatori. Sería bueno irme, però... Non so in realtà quale sarà il futuro. Sì che non so che mi deparerà il futuro. Un saluto a calciomercato.com. Ciao.